salario, il salario del peccato è la morte. C'è una condanna a morte sui peccatori, sui ribelli, sui disubbidienti. C'è una condanna a morte, ma Gesù, il Figlio di Dio, vuole perdonare, perché solo Lui può perdonare i peccati. Non serve che vai dal prete, dal parroco, loro hanno tanti peccati anche loro, ma è Gesù che perdona, è Gesù, il Salvatore, il Signore dei Signori, davanti al quale un giorno ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Lui è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il Re dei Re, il Leone della tribù di Giuda, il Risorto, colui che ha sconfitto il potere del peccato e di Satana che ti dominava o che ti domina ancora. Ma Gesù, alleluia, ti può liberare dal potere maligno, ti può liberare dallo spirito demoniaco. Il Signore Gesù può scansare le maledizioni, può scansare le tue dipendenze. Il Signore Gesù è venuto a salvare i peccatori, gli oppressi, gli smarriti. Il Signore Gesù vuole salvarti, perché la fame, non ha potere, le ricchezze del mondo, i milioni di euro non possono acquistare la salvezza dell'anima. La salvezza dell'anima te la può dare solo Gesù Cristo, il Signore. Ravvediti dei tuoi peccati. Questa vita è passeggera. A che serve se un uomo guadagna il mondo intero e poi perde la sua anima? Dice il Maestro, il Nazareno, alleluia, il Re dei Re, colui che è il Verbo di Dio. A che serve guadagnare il mondo intero se alla fine della tua vita perderai la tua anima? Perché hai vissuto tutta una vita nella ribellione, peccando, uccidendo, tradendo, bestemmiando, ubriacandoti, facendo tanti peccati. Alla fine perderai la tua anima, anche se hai guadagnato le ricchezze, la fama, i divertimenti, i piaceri fasulli, ma perderai la tua anima alla fine, perché hai rifiutato Gesù Cristo il Nazareno, lo hai rinnegato, sei stato come Giuda, sei un Giuda che per 30 denari tradì il Signore. Oggi la maggior parte degli esseri umani sono dei Giuda, e anche le donne sono delle Giude, dei traditrici, dei peccatori, traditori. Ma il Signore verrà con le schiere del cielo a giudicare questa terra piena di ingiustizia, questa terra piena di crimini, questa terra piena di tenebre, sarà giudicata. Perché la Bibbia dice, e io sono un predicatore della Bibbia, e sono venuto anche qui questa sera a predicare il vero Dio,
che non è in una statua o in una chiesa morta, ma il vero Dio regna nei cieli e Gesù Cristo un giorno verrà, come sta scritto nel libro dell'Apocalisse. Egli verrà, alleluia, e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E verrà un giudizio finale. I morti risusciteranno dalle tombe e il Signore separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. Alle pecore, che rappresentano i veri credenti che hanno ubbidito al Signore, quelli che hanno fatto il bene, hanno seguito la via del Signore, il Signore dirà loro: venite benedetti dal Padre, scritto qui, venite benedetti dal Padre, entrate nel regno che è stato preparato per voi. Ma agli altri, ai ribelli, alle capre, non essere una capra, non essere una capra, sì, una pecora di Gesù Cristo che è meglio, non essere una capra. Le capre sono i ribelli, i disubbidienti, i malfattori, quelli che non seguono la legge di Dio, sono le capre. E il Signore dirà loro: andate via da me, andate via da me, maledetti, dirà il Signore. Vi sto avvertendo, non vogliate essere maledetti, attenzione, non vogliate essere dei maledetti che saranno rigettati da Dio, ma convertitevi e sarete benedetti. Convertitevi, abbandonate i vostri peccati, il vostro comportamento iniquo, malvagio, carnale, pieno di cattiveria, di odio, di vizi, di risentimenti. Sono cose malvagie, ma Gesù vuole purificarti dentro, il Signore vuole illuminarti dentro, ma tu devi credere, devi leggere il Vangelo, perché la verità è nel Vangelo, non è nella chiesa dei papi. La chiesa romana vive nel lusso, nell'inganno, ci sono tanti falsi, corrotti, pedofili. La verità non è nella chiesa di Roma, la verità è nel Vangelo, nel Vangelo di Gesù Cristo. È la verità che ti renderà libero, la verità che illuminerà il tuo cuore, la verità che salverà la tua anima, è nel Vangelo. Alleluia.